Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi è venerdì 29 dicembre. Domani giocheremo contro la Virtus a Bologna e partiremo domani. Faremo in giornata come quando abbiamo giocato a Reggio Emilia. Io adesso sto per farvi vedere uno dei regali che mi sono fatto a Natale, quindi io vi consiglio di innanzitutto iscrivervi al canale perché stavolta ne vale particolarmente la pena. Ve l'ho detto che mi sono fatto dei regali, forse esagerato, devo essere onesto, però le cose per il vlog si fanno seriamente, direi, assolutamente. A parte gli scherzi, so di avere tra le mani una figata, dovrò imparare ad utilizzarla per bene perché non è una cosa semplice, adesso ho giocato un po', ma durante questo video proverò un po' a giocarci ancora, a fare qualche clip magari più carina. Adesso ho iniziato a fare il video il giorno prima della partenza per la partita perché, dato che ho suscitato interesse l'argomento di come prepariamo le partite, mi faceva piacere provare, ovviamente in parole semplici, senza spoilerare le tattiche che utilizzeremo, a raccontarvi come si prepara una partita in Serie A. Questo qui è lo scouting report che vi ha tanto incuriosito l'altra volta ed è sostanzialmente il libricino dove ci sono scritte tutte quante le informazioni che ci possono essere utili durante una partita, sulle quali lavoriamo in settimana. Poi dipende da allenatore ad allenatore, c'è chi va un po' più nel dettaglio, chi va un po' meno nel dettaglio, però in tutte le squadre in cui ho giocato è sempre stata più o meno la stessa cosa. Che cosa c'è scritto in questo scouting report? La cosa più importante, secondo me, sono le caratteristiche individuali, ovvero per ogni giocatore ci sono scritte le statistiche, le percentuali, che cosa fa di più, che cosa fa meno bene e come noi vogliamo approcciare quel giocatore lì. E poi c'è tutta quella parte di schemi. Gli schemi sono tutti quanti disegnati, ci sono tutti quanti gli schemi più utilizzati dalla squadra avversaria. Poi, ripeto, dipende da allenatore ad allenatore. Il basket moderno, tutte quante le squadre hanno gli stessi schemi, o meglio, magari gli schemi sono diversi, ma le situazioni sono sempre le stesse, ma di questo parleremo dopo. Un'altra cosa molto importante è il piano partita, quindi una pagina in cui ci sono scritte tutte quante le nostre regole. Vi faccio un esempio: il pick and roll col 4 si fa questa difesa, il pick and roll col 5 si fa quest'altra cosa qui e viceversa le cose che fa l'altra squadra, quindi su un nostro schema, un nostro pick and roll col 4 che difesa fanno piuttosto che quella col 5. Ovviamente ci sono scritte anche tutte quante le statistiche di squadra, le ultime 5 partite, se hanno vinto, se hanno perso, e sostanzialmente è tutto contenuto qua dentro, è un riassunto di quello che facciamo nella settimana. Vi parlavo anche delle situazioni. Tutte le squadre hanno schemi diversi, però a grandi linee la cosa più veloce da fare per non analizzare tutti quanti gli schemi e tutte quante le cose è dividere in situazioni. Quali sono le più grandi situazioni nel basket d'oggi? Il pick and roll, le uscite dei tiratori, post basso. Ho avuto anche allenatori che proprio nel playbook dividevano in colori i giocatori che giocavano pick and roll, i giocatori da post basso, i tiratori. Quindi queste sono le più grandi cose. Spero di essere stato il più esaustivo possibile senza usare termini troppo tecnici in modo da far capire a tutti quanti, però se avete delle domande scrivetemelo pure nei commenti che vi rispondo. Tra l'altro, una cosa che volevo aggiungere, dato che è un format che non ho ancora fatto, una domanda e risposta. Quindi, se avete delle domande un po' particolari, scrivetemele, magari ci faccio un video dedicato in cui rispondo solamente alle domande. Adesso mi godo la serata, mi godo Mia, che in questo momento sta inseguendo la propria coda, ve la farei vedere. Mi godo la sera prepartita con Arianna, guardando dei film, che domani mattina alle 10 partiremo per Bologna e faremo una giornata più o meno come quella di Reggio Emilia. Speriamo che il finale sia leggermente diverso. A domani! Buongiorno ragazzi, e sabato 30 mi sono fatto una doccetta per essere quantomeno presentabile, mi sono preparato tutto, ho mangiato, mi sono lavato i denti, mi sono fatto la barba come potete ben vedere e adesso parte. Mi sto facendo accompagnare da Arianna alla partenza perché l'ultima volta che ho lasciato la macchina dove la lasciamo solitamente per le partenze me la devono aver aperta, mi hanno rubato tutti i regali che avevo fatto per Natale, quindi anche per questo è stato un Natale rovinato, a parte tutto. E quindi, onde evitare ulteriori spiacevoli sorprese, mi faccio accompagnare così non lascio la macchina lì. Intelligenza, si prevede il futuro. What?
e quindi fatto anche questo allenamento qua. Questo è un palazzetto iper criticato che però a me piace. Lo montano, lo smontano, è comodo, magari non si identificano tanto, ma a me piace. Detto questo, pranzo, si riposa. Oggi è la partita alle 9, quindi pomeriggio infinito. Speriamo di fare una buona partita per concludere il 2023. Ha portato fortuna, dammene una casa, ha portato fortuna un'altra volta, grazie. Dai. Tieni. Anzi, mi sono dimenticato che prima di pranzo c'è la recensione della camera di Leonardo. Eccoci. Sei pronto? Allora, votiamo in maniera onesta. No, al corridoio, allora, che cosa mi dici? 213. Salve. Salve. Aspetta. Occhio. Oddio. È un hotel di lusso. Guarda, c'è anche il terzo. Ma ci sono tre letti, Leonardo. Fammi vedere come dormirai oggi pomeriggio. Foto doccia. È un tuo oggettivo. Due? Oh madonna. Ma non c'è cosa per metterla su? No, no, qui non riesco. No, dai, ma cos'è sto? No, no, dai. Sì, serpentina. È uno scherzo? Sì, sì. E vabbè. Foto doccia due. Fregato, ma c'è il doccione qua nascosto. Non ci credo. Vedi? Ma no! Eccoci. Non ci credo! Eccoci! Voto doccia? Voto doccia 8! 8? Chiaramente è il momento solamente per svagare la testa, dire due cazzate, perché ho già fatto un video triste la volta scorsa. Di conseguenza spariamo un po' di cose. Noi spariamo solo cose serie, è stata la mattinata. Adesso però andiamo a mangiare perché ho una discreta fame, poi riposino e poi carichi per la partita di questa sera. Cerchiamo quantomeno, Leonardo, di chiudere bene il 2023. Certo, è importantissimo. Ok, dai. E invece grandi dronate per i ragazzi. Insomma, ieri è stata l'ultima partita del 2023 che si è concluso purtroppo con una sconfitta, però bisogna essere onesti e dire che non eravamo nelle condizioni di vincere la partita ieri, perché per vincere contro squadre come la Virtus Bologna devi essere perfettamente in salute e fare effettivamente una partita perfetta, e noi non eravamo in salute e non abbiamo fatto una partita perfetta. La cosa positiva però è che non abbiamo mollato, senza due giocatori abbiamo comunque cercato di lottare, però ripeto, bisogna essere onesti e avere ben presente che non sono le partite come quelle contro la Virtus da dover vincere, sono altre partite in cui in questo girone d'andata avremmo dovuto vincere. Tutte le partite si giocano per vincere, però bisogna essere consapevoli di dover fare un passo in avanti sotto altri punti di vista. Però, come ieri è stata l'ultima partita del 2023, domani inizia il 2024. Sarò onesto, per me il 2023 è stato un grande anno in cui ho rosicato sicuramente, ma ho anche avuto tantissime opportunità, tantissime lezioni, ho imparato tantissimo, sono obiettivamente grato a quello che mi è capitato. È stato un anno in cui io ho detto mille volte che, parlando del campo, mi ero messo l'obiettivo di migliorare difensivamente, fare dei progressi. È stato un anno che è iniziato in un momento in cui nella mia testa non stavo giocando bene e sono stato convocato in nazionale, e questa per me è stata una grande lezione, perché mi ha dimostrato che lavorando sui propri obiettivi magari si ha la percezione dei miglioramenti che si stanno facendo, ma c'è sempre qualcuno che se ne accorge e ti premia per gli sforzi, per il lavoro che fai. Poi è stato un anno in cui prima su TikTok, poi qua su YouTube mi sono esposto. Era una cosa che, come ho detto nello scorso video, era un mio sogno da tempo, solo che ci vuole un po' di coraggio per farlo. Io ho avuto il coraggio per farlo e questa cosa mi ha tolto un sacco di limiti nel parlare, nella mia vita privata, nel parlare con le persone. Adesso sto vloggando in Piazza Maggiore a Bologna con la gente che mi guarda e non è un problema per me, quindi questo è un grande miglioramento che ho fatto. Forse, anzi più che forse, sicuramente tutta questa voglia di raccontare le cose è stata resa possibile dalla convocazione di quest'estate in nazionale, che mi ha dato l'opportunità di raccontare una cosa che per me è stata speciale, ed è speciale penso per qualsiasi atleta, e questa cosa non ha fatto altro che insegnarmi che si può fare tutto quello che si vuole, basta fregarsene dei giudizi. L'importante ovviamente è fare cose rispettose degli altri, ma se fanno stare bene a se stessi
è giusto farle a prescindere dai giudizi che si possono ricevere, quindi pensare a se stessi e alle cose che fanno stare bene. Un altro momento incredibile di questo 2023 è stato il guardare tutti quanti insieme al palazzetto dopo la vittoria contro Tortona, il finale di Brescia contro Scafati, la partita che ti ha dato il permesso di andare ai playoff, di partecipare ai playoff l'anno scorso, e l'invasione di campo, quello è stato un momento che ricorderò sempre con un sacco di piacere. Poi altra cosa, ad agosto è mancata Indy e mi ha fatto capire quanto si può voler bene ad un animale, quanto possa fare la differenza nella propria vita un animale. Adesso a dicembre è arrivata mia e non sta facendo altro che confermare questa lezione, questa sensazione che ho avuta quando è mancata Indy. E quindi è stato un 2023 pazzesco, ripeto, gioie, dolori, cose belle, cose brutte, ma che mi ha insegnato tanto e a cui sarò grato per sempre. Rimarrà, penso, uno degli anni più belli che ho passato fino ad ora. Chiaramente ho anche tanti buoni propositi per il 2024, ma di questo parleremo nel prossimo video. Adesso vado a casa e ci calmiamo un attimo, per cortesia. E invece di giorni ne sono passati un po' di più, come vedete mi è anche cresciuta la barba. Qua dietro c'è un quadro che ha dell'incredibile, ma ve ne parlerò più avanti perché, lo dico onestamente, non siete ancora pronti. Per il resto vi chiedo di iscrivervi al canale, di lasciare un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo la settimana prossima, venerdì, per i buoni propositi del 2024. Ragazzi, buon anno. Ciao ciao!